Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi tratteremo un argomento molto particolare di voci di mercato. Tant'è che, essendo voci di mercato, sono semplicemente voci di mercato, ma visto che molti di voi me lo stanno chiedendo, su Instagram ho deciso di parlarne di questo probabile scambio Donnarumma-Cavani, quindi Donnarumma al Paris Saint-Germain con il Paris Saint-Germain che cerca un... per me sarebbe plausibilissimo, cioè nel senso non, qualcuno dirà se vabbè, no ragazzi, se parlate di una cosa proprio... Possibile, per me è più probabile per dire che avvenga lo scambio Donnarumma-Cavani piuttosto che so, Mahrez vada alla Roma dopo un anno che l'ha trattato. Per me è più probabile questo, perché? Perché magari Mahrez alla Roma ci sono altre eventualità, molte squadre su Mahrez, la Roma che non ha i soldi per quello e quell'altro, il giocatore che ci pensa e ci ripensa e poi le altre, quindi ci stanno più problemi dentro. Per quanto riguarda Cavani e Donnarumma, per me sarebbe uno scambio plausibilissimo, perché Donnarumma è molto criticato a Milano, potrebbe andare via, è un portiere forte per il futuro, proprio già pronto. Il Paris Saint-Germain cerca un portiere, guarda, Putacaso cerca un portiere, sta dietro a Donnarumma da tanto tempo. Inoltre il Milan cerca un attaccante, il Paris Saint-Germain c'ha un attaccante che è Edinson Cavani, che però non può vedere Neymar. Neymar è la stella del Paris Saint-Germain, sembrerebbe che ne sta in inverno, hanno litigato per tutto l'anno, rigori di qua, leader di là, e quindi insomma ci sta anche che il Paris Saint-Germain voglia cedere Cavani. Al Milan serve questo centravanti, lo scambio per me sarebbe praticamente così, da fare, fatto, molto molto semplice. Non so però quanto magari il Milan voglia andare a rischiare. Io credo che in uno scambio diretto, mi sembra strano da dire assolutamente, ve lo giuro, ma forse ci perderebbe il Milan. Perché dico questo? Perché Cavani è un giocatore fortissimo, è un fenomeno, è un grandissimo giocatore. Però ragazzi, c'ha 31 anni. Cioè Cavani è un classe 87, 87 a 31 anni, 31 e mezzo fra l'altro, 31 e qualche mese. A 31 anni Cavani. E io non so quanto ancora possa giocare a grandi livelli. 2 anni? 3 anni, toh? Cioè, ok, magari in 3 anni tu dici, oh, però in 3 anni ti fa 100 go. Ok, è vero, ragionissima. Io Cavani me lo prenderei ora. Il problema però qual è, ragazzi? Lo scambio con Donnarumma. Cioè, Donnarumma c'ha ancora 19 anni, no? Io innanzitutto non lo venderei, perché trovare un portiere forte in questo momento è molto molto difficile. Però, qualora volessi venderlo, io lo venderei tipo a 70 milioni di euro. E te li danno, fidati che te li danno, perché ci sono tantissime squadre che cercano un portiere titolare e Donnarumma potrebbe fare il caso loro, essendo anche giovane. Di contro, con quei 70 milioni di euro, io mi ci prendo Morata. E Morata, ragazzi, magari è leggermente meno forte di Cavani, non lo metto in dubbio, anzi, per me è meno forte di Cavani. In questo momento Cavani, per dire, è da 1 a 10 è un 9 e Morata è un 8 e mezzo, non lo metto in dubbio. Però ragazzi, Morata ha 25 anni. Cioè, se tu prendi Morata, lo metti nel centro dell'attacco, lo tieni per tutta la carriera, ti dà 9-8 anni a grandissimi livelli. Conosce il campionato italiano, così come Cavani, però c'ha tipo 10 anni di meno. No, vabbè, ce n'ha 6 di meno. Conosce la Champions League, avendola vinta con il Real Madrid, se non sbaglio, essendo arrivato in finale con la Juventus. E poi ragazzi, c'è una bacheca che parla da sola, la sto guardando, 2 volte capocannoniere, 2 volte campione d'Inghilterra, 2 volte campione di Spagna, 2 volte campione della Coppa Spagnola. Poi c'è una Supercoppa Spagnola, vediamo se c'è altro perché in questo momento non lo trovo. Allora, 2 Champions League, ecco, allora, 2 volte capocannoniere con la Under 21 Spagnola e Under 19 Spagnola. Poi 2 Champions League con il Real Madrid, una nel 2014, una nel 2017, 2 Coppe di Spagna con il Real Madrid, una nel 2012, una nel 2017, due, no, aspettate, le Coppe di Spagna 11-14, Scudetti 12-17, una Supercoppa nel 2013, 2 Scudetti con la Juventus 15 e 16, 2 Coppa Italia con la Juventus 15 e 16, un campionato del mondo per club con il Real Madrid 2016, campione d'Europa Under 21 2013, campione d'Europa Under 19 2011 sempre con la Spagna, Supercoppa Europea nel 2017 con il Real Madrid, 2 volte capocannoniere, ve lo dicevo prima, con 2012-2013 campionato europeo Under 21, campionato europeo Under 19 2010-2011. Cioè, ragazzi, parliamoci chiaro, ragazzi. Cioè, Morata è un giocatore che in questo momento ti costa meno, cioè ti costa meno, no, è più giovane e ti costa più o meno uguale a Cavani. Io penso che se al Chelsea tu ti dovessi presentare e offrirgli 70 milioni di euro, probabilmente accetterebbe anche. L'unico problema,
è quello che è stato pagato 66 milioni. Però, ragazzi, c'è anche da dire che io fossi il Chelsea accetterei. Cioè, io ho pagato 66 milioni e tu, con questi 66 milioni, hai fatto 47 partite, 15 gol, che per me è pochissimo, 6 assist, fra l'altro, almeno diventa integrato con gli assist. Mi arriva un'offerta da 70 milioni, io ci penso e te lo do. Quindi per me lo scambio Cavani-Donnarumma potrebbe anche accadere, però il Milan per me ci andrebbe a perdere, perché vendendo Donnarumma potrebbe, secondo me, riuscire a far tanti soldi quanti quelli poi da spendere per Morata. Io non so voi che cosa ne pensate. Ovviamente Cavani fa ingrifare tutti. Immaginate Cavani che ha la maglia del Milan, ragazzi, ingrifatevi tutti. Però Morata per 5-6 anni ti può portare in testi in Europa, ti può portare a vincere la Champions se gli formi sotto una squadra forte. Cavani ti può portare quanto? Entro 3 anni? Entro 3 anni il Milan non si deve qualificare la Champions. L'anno la deve giocare, damogli l'anno d'adattamento. Forse se il Milan fa una squadra di Cristo con Cavani tra 3 anni la vinci. Poi Cavani si ritira? Che ha fatto dopo? Dopo che fai? Boh, io probabilmente tra i due prenderei Morata, se potessi scegliere. Fra l'altro sto leggendo adesso che il riscatto di Morata può salire fino a 78 milioni, che poco non è. Però ragazzi, il discorso è questo. Se poi vado a guardare l'Albo d'Oro di Cavani, è molto più modesto secondo me a livello di esperienza. Perché allora sì, 4 volte capocannoniere, questo non lo metto in dubbio, 2 col Napoli, uno col Paris Saint-Germain, uno con l'Uruguay. E va bene, poi ha vinto una Coppa Italia col Napoli. E poi tutto quello che ha vinto l'ha vinto nel Paris Saint-Germain, ragazzi. 4 scudetti col Paris Saint-Germain, 4 coppe con il Paris Saint-Germain, 5 coppe di Liga col Paris Saint-Germain, 5 supercoppe con il Paris Saint-Germain. Cioè, capite, ragazzi? E poi ha vinto, sto vedendo adesso, una Coppa America. A livello europeo, a livello internazionale, non ha vinto praticamente niente, niente. E c'ha 31 anni. Io amo Cavani, io amo, era il mio giocatore preferito al tempo. Ma ha 31 anni. Boh, io mi prenderei Morata. Fatemi sapere voi qua sotto con un commento chi vi prendereste. Ragazzi, mi piace un sacco di mio 5 su 100, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, in questo momento. Dislike invece qualora avesse fatto cagare. Io vi ringrazio, come sempre, per la visione. Buon shalalala e noi ci vediamo al prossimo video.